Ciao a tutte, tutti e tutto, spero che stiate bene, che abbiate passato una bella settimana di Ferragosto, che siate riuscite a rilassarvi, dormire, mangiare bene, dedicare un po' di tempo a voi stesse, voi stessi e anche alle persone che amate. Io oggi abbastanza bene, mi sono ripresa, ho molte novità sull'orto, in giardino, ma anche sull'orto in balcone, e quindi questa settimana cercherò di fare il montaggio di alcuni video che ho preparato per condividervi un po' i progressi dell'orto fai da te per inesperti, perché chissà, magari anche voi vorrete provare a fare un piccolo orto. Questa settimana abbiamo già mangiato le nostre insalate, le bietole, i cetrioli, i pomodori, e quindi sono molto contenta. È proprio un, non so, un inno alla vita. Fare l'orto sembra proprio un inno alla vita. Vedere qual è il ciclo della vita, il suo circolo, le piante che nascono, quelle che muoiono, quelle che donano. Bellissimo. Finita la parte filosofica. Vi faccio lo svuoto alla spesa di questa settimana. Ho speso 93,28 euro, questo perché c'erano delle offerte, quindi 10-12 euro sopra la media, che è esattamente il prezzo che ho pagato per, non so se ce la faccio a sollevarla, questa tanica così di detersivo per i piatti. Sono 5 litri. Questa tanica credo che mi basterà, tipo, non scherzo, almeno per 2 anni, facciamo 1 anno e mezzo, però comunque 5 litri di detersivo per i piatti non li consumiamo molto velocemente, perché avendo la lavastoviglie. E infatti adesso questo è vuoto e devo ricomprarlo. Di solito compro anche 5 litri di quello per la lavastoviglie, sono di questa marca, l'ecologico, ICEFOR, e sono completamente biodegradabili, senza coloranti, EDTA, fosfati, con materie prime vegetali. Noi ci troviamo benissimo perché lavano super bene, e però appunto hanno un minore impatto ambientale. Di solito prendo queste taniche da 5 litri e costano 12,99 euro. Secondo me è un ottimo prezzo, considerando il fatto che io appunto non compro detersivi normali, cioè non compro il Pril o cose del genere, ma sempre cose piuttosto ecologiche, quindi questo è, comprandolo in grandi quantità, ovviamente è molto più conveniente. E poi l'ho travaso in una vecchia bottiglia di detersivo per pavimenti, che ho ovviamente ben lavata, perché mi raccomando, non mescolate mai detersivi, nessun tipo di sostanza chimica, che quindi è più facile da utilizzare le singole volte e che Nestore ricarica. Questa tanica qui, adesso faccio come le signorine dei materassi, non la butto mica, perché questa catanica qui mi risolverà adesso un sacco di problemi nel mio orto sul balcone. La laverò molto molto bene e poi posso riempirla d'acqua e bagnare tutto l'orto sul balcone in una volta sola, invece che fare avanti Andrè e fare 5 litri d'acqua con un come si chiama, un contenitore graduato da 1 litro. Quindi questa cosa qua sarà abbastanza life changing. Poi ho preso, erano in offerta 6 bottiglie di passata rustica, non so se si mette a fuoco, da 510 grammi. Allora, prima, quando facevo la spesa all'Esselunga, mi piaceva prendere le bottiglie di passata più grandi, quelle da 700 e qualcosa grammi, perché per esempio per fare un ragù, per fare una pasta, erano molto più
convenienti e poi prendevo quelle piccole, per esempio per condire la pizza, sia passata sia anche pomodori a pezzettoni, perché a volte la pizza mi piace anche con i pezzetti. Su Cortiglia le bottiglie da 700 grammi non ci sono, ci sono quelle più grandi, sono queste da 500, però queste erano in super offerta, 6 bottiglie le ho prese. L'altro giorno ho fatto un ragù di soia per fare lasagne per 7 persone, l'altro giorno, la scorsa settimana per il compleanno di Nestore, e ho usato 2 bottiglie e mezza. Perché mezza l'avevo usata per condire le pizze un paio di giorni prima, e quindi ho usato 2 bottiglie e mezza. Devo dire che effettivamente 1 litro e 250 grammi invece che 750 grammi di passata hanno fatto veramente la differenza, perché il sugo era molto più buono. Ho potuto lasciarlo leggermente più lento in modo che si cuocessero bene le lasagne, e quindi approvatissimo. D'ora in poi per i ragù ne userò 2 da 500. Voi direte: chi se ne frega? Vabbè, io mi dilungo, voi potete anche saltare. E poi, sempre cose grosse, ho comprato un'altra anguria. In realtà ne ho ancora una e ancora un melone dell'altra volta, quindi sulle angurie non ho più esagerato. Altre cose che non c'entrano poi con frutta e verdura, ho preso questa cannella cassia in stecche, sempre di questo marchio Tutte le spezie del mondo. L'ho presa perché rispetto alla polvere costava meno e ce n'era di più, e penso di tritarla io, perché mia figlia ha detto che vorrebbe fare i cinnamon roll, cioè questi panini dolci alla cannella, e chi sono io per impedirglielo? E quindi delle belle stecche di cannella da tritare. E poi ho ripreso il Mopur, cioè l'affettato di Mopur al gusto pollarrosto di Good & Green. Questo qua che vi avevo già fatto vedere l'altra volta, eccolo qua, troppo buono, e niente, l'ho ripreso perché l'abbiamo mangiato anche con delle tigelle, dei tramezzini, e spaziale, che posso dire. Metto a posto queste cose e faccio lo spazio per la frutta e la verdura. Ma non è vero, il melone l'ho preso, un melone recato, non mi ricordavo più, perché la spesa, come vi ho detto, essendoci questa app di Cortiglia che dal telefonino permette di aggiungere le cose durante la settimana, a volte aggiungo e neanche me lo ricordo. Quindi quando mi arriva la spesa mi faccio una sorpresa da sola praticamente. Come frutta ho comprato, allora, 2 kg di pesche, non c'erano più le pesche noci, ma le pesche gialle. Questo significa solo una cosa: l'estate volge al termine e io non so se ce la posso fare, perché la frutta invernale, cioè mele e pere, la trovo noiosa da morire. Vabbè, e infatti a riprova di questo ci sono già le pere, e ne ho prese 1 chilo, e ci sono le mele nuove, le Early Crunch si chiamano, sono le mele nuove buonissime, però questo significa l'autunno arriva. Ho preso poi dell'uva nera senza semi da Aghe di Messina, è buonissima l'uva del sud, sia della Puglia che della Sicilia, è buonissima. E poi ho preso 250 grammi di albicocche di Romagna. Di queste ne ho prese poco perché le mangio solo io, perché a mia figlia e a mio marito non piace la peluria, fondamentalmente. Infatti le pesche, come sapete, le sbuccio, ma le albicocche sbucciarle canta cavallo, quindi me le mangio io. Quindi frutta questa. Invece guardo qua perché io c'ho tutta la mia tavola imbandita. Come verdure ho preso questo bellissimo cesto di insalata, che laverò subito. Un modo per tenere al fresco l'insalata è quella di lavarla bene,
asciugarla bene con il coso lì, la centrifuga per insalate, e poi metterla all'interno di un contenitore stesa, intervallando le foglie con un pochino di carta assorbente da cucina, che così assorbe tutta l'umidità e la tiene fresca anche una settimana. Poi vi faccio un video, vi faccio vedere. Ho preso le pannocchie, quelle crude, sono troppo buone, cioè queste veramente sono una goduria. Vanno sbucciate della loro, di questa loro pellicina e dei fili, lavate molto bene, poi io le cuocio 20-25 minuti a pressione tagliandole a tocchetti, e dopo, se volete proprio fare una, con un po' di sale, e già sono buone così, però se volete fare una cosa proprio goduriosa, li ripassate in padella con pochissimo olio o margarina vegetale e poi spezie a piacere. Io uso lo zaatar e un pochino di sale e non ve lo sto nemmeno a dire. Poi ho preso, pomodori, ho preso i cuori di bue, che sono quelli che piacciono a mio marito, e i pomodorini, questi qua. Di questi ne ho presi mezzo chilo a sto giro perché non mi bastano mai, e quindi ne ho presi un po' di più. Poi ho preso delle cipolle dorate, perché ho soltanto più quelle viola, rosse, come si chiamano, in frigo, e quindi giusto per alternare. Poi altre verdure, vabbè, scorta di zucchine, nel senso che ho preso 2 kg di queste zucchine qui. Poi ho preso mezzo chilo di zucchine trombetta e queste zucchine piccole, quelle che si possono mangiare anche crude fondamentalmente, con il loro fiore. Vi consiglio di fare una pasta, forse l'ho anche pubblicata, sì, quella, la ricetta della pasta con la canapa, zucchine trombetta appena ripassate in padella con le zucchine queste qua, proprio appena ripassate in padella con olio e aglio, le mettete con una pasta fredda, mettete anche dei ceci e poi i fiori di zucchina e i semi di canapa, e viene nubabà, veramente buono. Ho ritrovato i fagiolini nella loro stramaledetta rete di plastica, e ho preso anche le melanzane, perché anche queste ormai purtroppo stanno a fine stagione, a noi piacciono tantissimo. Ne farò una parte sempre alla coreana, con questa salsina mitica, con salsa di soia, aceto di riso, burro d'arachidi, eccetera, e anche queste credo di avervele già pubblicate, se andate sulle ricette vegane in un minuto, altrimenti scrivetemelo nei commenti che ve la pubblico. E poi ho preso un po' di verdure per fare il mio amato pinsimonio, quindi ho trovato finalmente di nuovo i finocchi, questi qua piccolini, sono una roba, sembrano caramelle. E poi ho preso 2 kg di carote immancabili e mezzo chilo di cetrioli, o un chilo, non lo so. Secondo me vi ho fatto vedere tutto. Ho preso in offerta anche 2 kg di patate novelle, sono strabuone. Non capisco perché in Italia non ci sia la cultura delle patate, come c'è per esempio in Germania, dove ci sono delle patate buonissime. Da noi le patate sono sempre un po' scarse, per quello che io compro queste biologiche, eccetera, che sicuramente costano di più rispetto alla rete da 1 euro al supermercato. Ma di più, ve lo dico, guardo sul telefono, patate bio 2 kg 3,98, quindi sì, certo, costano di più, però la differenza è totale, cioè non diventano più una cosa da buttare lì, capito? Ma diventano una cosa da gustarsi. Per esempio, le ho appena finite le altre, perché questa settimana ho fatto uno spezzatino con al sugo, con bistecchine di soia e patate, ed era stra buono. Ve la registro questa ricetta, perché l'ho già testata diverse volte ed è veramente come lo spezzatino normale, insomma, però non contribuisce a uccidere nessun animale.
Bene, io termino qui. Questa settimana ci saranno alcuni video nuovi, quindi spero che vi piacciono. Alcuni video sull'orto, ma anche ritornerà al format delle 5 cose. Alcuni video saranno un po' polemici, ma è giusto così, perché a volte bisogna anche esporsi. E secondo me una cosa che ci ha insegnato Michela Murgia è un dolore indescrivibile la sua perdita, è che adesso tocca a noi. E quindi io mi prendo questa responsabilità di cominciare a dire alcune cose ad alta voce. Detto questo, io vi auguro veramente ogni bene e ogni felicità e serenità. Spero che amiate e siate amati. Spero che possiate mangiare sempre più vegetale e tante cose buone. So che la crisi è forte, ma spero che voi... Spero che tutti noi riusciamo in qualche modo a cambiare questo governo e questo mondo un po' storti. Vi voglio tanto bene, grazie per esserci sempre. Se avete bisogno di qualunque cosa, consigli sulla cucina, sull'orto o anche semplicemente di un consiglio o di un abbraccio, scrivetemi che vi rispondo. Vi voglio bene.